e il 35, quindi subito sotto, una rossosa crema scritta. A 40 non c'è dubbio, cioè a 40 non c'è tutta la crema, la crema è sicuramente già il 54% della metà dicevo 40 non buttarla sulla scarpa, a parte che ne avrei già parecchio. Comunque questa crema, solo il 25% di tutto il seguito, anche di questo dovremmo parlare con le nostre interlocutrici, perché comunque solo un quarto delle donne dice, e il 10% la borsa schermata che diventa più importante delle scarpe, questa la vendo a qualcuno. Sì, effettivamente la pelle insieme ai capelli sono il primo obiettivo da visita che abbiamo per presentarci al mondo. Una pelle di bambola, una pelle perfetta, è quella che ci fa sembrare più belle e soprattutto più giovani. Non a caso, infatti, dall'inchiesta è venuta fuori che tante donne vorrebbero proprio cancellare le imperfezioni della pelle, così che poi dalle rughe coprirlo. Il viso rimane sempre scoperto ed è la prima cosa che gli altri notano di noi. Perché dopo i 30 anni c'è un'ossessione verso la luminosità? Perché la luminosità che si ha da ragazzini, da bambini, è la prima cosa che si perde col passare degli anni ed è per questo motivo che vogliamo una pelle più luminosa. La cura di sé è un momento di piacere, ma anche per gli altri paesi del mondo, avete mai fatto verifiche? Abbiamo fatto qualche verifica in realtà ed effettivamente la percezione è che la cura di sé con il piacere è molto europea. Mi ha addirittura una routine di bellezza molto molto più lunga, più complicata, come una cosa veramente necessaria, come noi non usciremo mai con un paio di pantofole, loro non uscirebbero mai di casa se non dopo aver fatto tutta la loro routine di bellezza. Per quanto riguarda invece il continente africano, sono molto più finti, tecnologia, ritocchi veramente molto più forti, e per loro è fondamentale il risultato di tutto.